L'uomo che vendette la sua pelle è la nuova opera della regista e sceneggiatrice tunisina Kawther Ben Hania. Ispirato all'opera dell'artista belga Wim Delvoye, è stato il primo film tunisino a ottenere la candidatura agli Oscar come miglior film straniero. Non era infatti mai successo nella storia che la Tunisia potesse avvicinarsi all'ambita statuetta conferita dall'Academy. Il film è stato insignito del premio al miglior attore sezione Orizzonti al Festival di Venezia. La storia è quella di Sam, che nella Siria del 2011 è innamorato della bella Abir. La giovane donna lo ricambia, ma pare incline ad accettare ciò che la famiglia ha deciso per lei, un matrimonio con un facoltoso diplomatico che la porterà lontana da Raqqa. Un incontro casuale con un artista, avvenuto in Libano, Jeffrey Godfrey, cambia completamente gli scenari. Sam infatti firma un contratto nel quale cede la sua schiena, diventando di lì a poco una vera e propria opera d'arte vivente, esposta in gallerie e musei. Il film riflette su più livelli, offrendo allo spettatore continui spunti sulla contemporaneità. La situazione politica, un determinato modo di pensare, un certo stato delle cose legato alla tradizione, ma anche la questione dei profughi, il sistema che bolla le persone come clandestini e che alza barriere, il senso dell'identità, la bellezza, la provocazione artistica. Il tatuaggio che l'artista realizza sulla schiena di Sam è un visto Schengen, è un'opera che esplora una nuova dimensione poiché la circolazione della merce oggigiorno è molto più libera della circolazione degli esseri umani. L'opera trasforma l'uomo in una merce, ma paradossalmente gli restituisce la sua umanità e la sua libertà. Il titolo originale, tradotto poi come L'uomo che vendette la sua pelle, in realtà sarebbe stato L'uomo che vendette la sua schiena. La schiena che ha forte valore simbolico, evocativo, la schiena che si piega nei campi, la schiena degli schiavi. Ma la schiena è anche la parte che ognuno di noi non può vedere, se non con uno specchio, che può essere effettivamente uno specchio fisico, ma anche uno specchio inteso come lo sguardo dell'altro, avvisandoci di parti di noi che noi non vediamo. L'uomo che vendette la sua pelle sarà proposto all'interno del ciclo di proiezioni primaverili, Schermi d'autore, giovedì 12 e venerdì 13 maggio prossimi alle ore 21. Attendendovi numerosi in sala, sono a ricordarvi che il cinema d'essè è di tutti.